YouTube mi ha cancellato un video da oltre 60.000 visualizzazioni. Ciao, sono Simo Riccio e oggi ho deciso di raccontarvi questa cosa per due motivi. Primo, potrebbe essere successo anche a voi. E secondo, forse, se creiamo una serie di video su questi argomenti, potrebbe arrivare alle orecchie di YouTube Italia. Eh sì, perché la rimozione del video presenta, almeno a mio modo di vedere, due problematiche. Prima vi dico molto in breve che tipo di video era quello che mi hanno rimosso. Era un video dedicato al matched betting, che, per chi non lo sapesse, è un metodo che ti permette di sfruttare i bonus dei vari siti di scommessa e in modo matematico ti dice: se tu scommetti una cifra X su questo sito e una cifra Y su un altro sito, andando a coprire tutti i possibili risultati di una partita, ecco che matematicamente andrà a incassare dei soldi. È una cosa che io facevo all'inizio del mio percorso sul web e che mi ha aiutato anche ad arrotondare guadagnando qualche centinaia di euro. Ora, un giorno mi arriva una mail di YouTube Italia che mi dice che quel video è stato definitivamente eliminato. Ora, immaginate di ricevere una mail dove dicono che il vostro video più visto, perché quel video nel tempo era arrivato a oltre 60.000 visualizzazioni, è stato rimosso dal tuo canale e da tutta YouTube. Questa cosa, a mio modo di vedere, presenta due grossi problemi. Il primo è che non ti viene assolutamente detto nello specifico qual è la norma di YouTube Italia che hai violato. Non sarebbe molto più comodo che ti dicessero: hai violato comma 3 riga 2, in modo che se io dovessi rifare un video simile saprei benissimo quali sono gli argomenti che loro non vogliono sulla piattaforma. Invece questo è totalmente assente e, anche con numerose mail di richieste di maggiori informazioni, la loro risposta standard è sempre e solamente: hai violato le linee guida del sito. Ne so quanto prima. La seconda cosa che mi ha lasciato perplesso è che su YouTube Italia, anche attualmente, ci sono un sacco di video che hanno addirittura lo stesso identico titolo, che trattano gli stessi argomenti del mio, o addirittura interi canali dedicati solo al matched betting. Quindi, qual è la procedura che YouTube utilizza per decidere quale video va bene e quale no? Anche questa è la seconda cosa assolutamente non chiara a un creator. Ora, in realtà, questo video nasce come risposta al video di un altro content creator, che è Andrea Ciraulo, che ha detto per primo di questo problema e ha spinto altre persone che l'hanno subito a parlarne. E lui cita un reminder che YouTube ti lascerà per sempre nella tua home page, che ti ricorda che hai subito la prima di tre possibili ammonizioni. Alla terza, ovviamente, scatta la chiusura definitiva del canale. E lui vede questa cosa come molto negativa e penalizzante anche a livello psicologico. Invece io voglio usare quell'avviso come reminder per me stesso, che mi ricorda di non puntare tutto quanto solamente su YouTube, che è solamente una gamba del tavolo, ma se dovesse cadere io avrò sempre la mia attività, avrò i miei investimenti e tutte le cose che faccio anche al di fuori di YouTube. Quindi la lezione che io porto a casa è questa, ma rinnovo l'appello ad altri creator che hanno subito questa cosa a fare a loro volta un video e a parlare della situazione, che magari, se siamo tanti tanti, YouTube potrebbe anche sentirci. Lo studio è di Luca Scomparin e di Dario Recchia. Grazie! Prego!